Bentrovati a Max Time, il mio canale YouTube. Siamo a commentare prima di tutto la partita del Milan a Bergamo, un avversario molto ostico che ha raggiunto la certezza della qualificazione in Europa League, l'Atalanta che non si è smentita, ha fatto il gioco a cui siamo abituati ad assistere, quindi un Milan però con uno schema mai approntato in precedenza, un 3-5-2 che ha lasciato molto a desiderare, che ha costretto anche Montella a rivedere un po' i piani in corsa con la sostituzione di Juraj Kučka, apparso molto spaesato sulla destra e capace anche di mettere a suo malgrado in difficoltà i compagni in una fase di copertura di campo che non è la sua. Un Milan ancora una volta salvato da Gigio Donnarumma in due occasioni, anche se in occasione del gol di Conti forse la respinta del nostro portiere poteva essere più apprezzabile, quindi è meglio gestita nell'approccio al pallone. Quindi un Milan che fa fatica, un Milan che non segna nel primo tempo nelle ultime 5 partite, che ha fatto 7 punti nelle ultime 7 sfide di campionato, quindi un Milan che non vince da un mese, che non fa gol, che è stato costretto a mettere Carlo Spacca ad affiancare la Padula, per quanto ci siano state delle critiche di nuovo al colombiano che sembra bersagliato molte volte a sproposito dalla critica, ma quando è entrato Carlos la squadra ha avuto più profondità, il colombiano si è dato da fare, si è messo a disposizione prendendosi quei palloni a centrocampo che tutti gli rivendicavano e quindi di cui lo accusavano di non fare, di non venirsi a prendere in una certa zona del campo. Quindi il Milan che riacciuffa il pareggio a pochi minuti dalla fine con un gol strano, viziato da fuorigioco, questo è indubbio, fortunoso nella conclusione, però un Milan che ha dimostrato nel secondo tempo un po' più di carattere, che si era smarrito nelle ultime partite, però il carattere non basta, questa squadra deve migliorare, deve essere migliorata nell'organico, negli uomini. Si parla tanto di difesa, quindi con Ricardo Rodriguez, con Musacchio, con Kessié, che abbiamo visto a centrocampo ben figurare contro il Milan, un giocatore giovane ma di grande personalità. L'abbiamo visto molto forte fisicamente. Il centrocampo del Milan di questi giocatori ne avrebbe bisogno. Un Milan che ha visto rientrare Montolivo, per quanto da sempre criticato, abbiamo visto che comunque sabato sera in mezzo al campo in questo Milan Montolivo ci può stare, a mio parere. E venendo alla lotta per l'Europa League, il Milan vede adesso il suo diretto avversario nella Fiorentina, che ha vinto contro la Lazio, che ha rinunciato in parte ad affrontare i viola ad armi pari, lasciando qualche uomo in panchina, e ha finito col perdere. E la Fiorentina si rilancia a un punto di distacco dal Milan, che adesso sarà giudice assoluto del suo campionato perché deve affrontare Bologna e Cagliari. Vincendo col Bologna domenica, potrebbe porre veramente la parola fine alla qualificazione Europa League, che vede l'Inter ancora arenato in uno stato di confusione totale in campo e fuori. Forse gli unici ad avere le idee chiare sono i tifosi, che hanno così civilmente, a mio parere, manifestato il loro dissenso verso tutti, ma soprattutto verso i giocatori. Abbiamo assistito poi anche ieri sera alla sconfitta della Juve, una partita sì, quasi scontata nel risultato, ma che avremmo voluto vedere affrontare diversamente da parte dei bianconeri, che hanno ben gestito il primo tempo. La Roma non è stata così arrembante e così aggressiva per quello che possa dire il risultato, quindi la Juve poteva uscirne anche meglio e festeggiare già, come sarebbe stato forse più utile, per non affrontare altre due partite con la Coppa Italia di mezzo, che comunque non aiutano l'ambiente e le menti dei giocatori che devono essere proiettati verso la finale di Cardiff. Complimenti comunque alla Roma, complimenti soprattutto al Napoli, 106 gol quest'anno, due partite ancora da fare,
Mertens quasi al vertice della classifica cannoniere con 25 reti, a due lunghezze da Dzeko, supera in classifica anche Belotti e Higuaín, quindi Dries Mertens veramente rivelazione di questo Napoli, di questo campionato, un giocatore che non è mai abituato a fare tanti gol, che quest'anno sembra non fermarsi mai. Complimenti al Crotone, Crotone ci crede, Crotone a differenza di Empoli e Genoa, nelle ultime giornate i dati dicono che sarebbe in testa alla classifica, quindi onora questa squadra che però ha un calendario difficile adesso di fronte a sé, lo vedrà subito di fronte anche alla Juventus nella partita che dovrebbe celebrare il campionato, la vittoria dei bianconeri, però un Crotone che con un calendario comunque ancora magari più accessibile nell'ultima giornata dovesse non patire grossi danni domenica, aiutato magari dalle sconfitte delle avversarie, potrebbe ancora dire la propria, ma complimenti davvero alla squadra di Nicola che ha dimostrato grande professionalità, la squadra non ha avuto lo stadio per mesi e che adesso ci sta credendo. Quindi vediamo cosa succederà. La finale adesso in Coppa Italia mercoledì prossimo. Tra l'altro Juventus assegnerà un altro verdetto, il primo di questa stagione, visto che la Juventus non è riuscita ad anticipare quello del campionato. E aspettiamo Milan-Bologna sperando che sia finalmente la fine di ogni sofferenza per questa agognata Europa League, ci si possa proiettare alla prossima stagione perché questa squadra ha dei problemi, ha delle situazioni da risolvere in campo perché in questo momento il Milan fatica e ormai sotto gli occhi di tutti una situazione che va sicuramente sistemata. Vi aspetto sempre anche a commentare gli interventi che farò in seguito a Telenova come opinionista, così come è successo ieri sera in occasione di Roma-Juventus, e a commentare anche gli articoli per Milan News. Quindi materiale ce ne sarà. Vi aspetto sul mio canale Max Time. Aspetto i vostri like, le vostre condivisioni con i vostri amici o persone che potrebbero essere interessati a discutere, a commentare qualche notizia legata al mondo Milan, ma non solo. E vi aspetto anche con le vostre iscrizioni. Iscriversi è facile, basta un click e con questo aiuterete a far crescere il canale perché abbiamo bisogno di aumentare i contatti e il materiale messo a disposizione. Ci saranno anche delle interviste nei prossimi giorni anche con qualche ex calciatore che dirà la propria.